E Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima serie su The Last of Us. Ebbene ragazzi, prima di decidere di incominciare questa serie, chiaramente ho pensato prima di chiedere a voi se appunto una serie su questo gioco avrebbe potuto interessarvi oppure no. Tanti di voi, veramente tanti di voi fra Instagram e YouTube hanno risposto in maniera positiva al sondaggio, quindi la maggior parte di voi ha risposto di sì, che appunto è interessata a guardare una serie su questo gioco. Ovviamente incomincio dal primo, anche perché ragazzi, io è vero, sì, l'ho giocato, ma l'ho giocato quando è uscito, quindi praticamente non lo gioco dal 2013, l'ho giocato soltanto una volta in vita mia, quindi effettivamente di questo gioco io ricordo davvero poco e niente. A me ha fatto davvero piacere vedere che così tanti di voi abbiano risposto con così tanto entusiasmo appunto all'idea di vedere questa serie portata da me, però appunto ragazzi vi ricordo che il vostro sostegno alla serie è fondamentale affinché la serie stessa possa proseguire, perché io vi ricordo ragazzi che chiaramente faccio i video perché mi piace farli e porto giochi che principalmente nella maggior parte dei casi mi piace portare, quindi a prescindere da tutto comunque io video li faccio lo stesso, però chiaramente quando si tratta di serie, ragazzi, su giochi che comunque durano anche un po', ho bisogno appunto sempre del vostro sostegno, almeno con i mi piace, ragazzi. Dovete comunque, ve l'avevo già fatto questo discorso, avevo già spiegato il motivo, farmi appunto capire episodio per episodio che siete ancora interessati a continuare a guardare la serie, ragazzi, perché se no vi renderete conto che un gioco come per esempio The Last of Us, che non dura poco, comunque mi porterà via veramente tanto tempo. E quindi ho bisogno di voi, ragazzi, episodio per episodio. L'unico favore davvero che vi chiedo, io vi ringrazio sempre, lo sapete, comunque per il sostegno e per il supporto che mi dimostrate. A maggior ragione, ragazzi, visto appunto l'entusiasmo che tanti di voi hanno mostrato all'idea di vedere questa serie portata da me, spero che i video comunque avranno il supporto che meritano, ma non per me, ragazzi, ma perché appunto principalmente è davvero di per sé il gioco che se lo merita e tutti lo sappiamo, penso che tutti quanti noi siamo d'accordo su questo. Quindi per questo primo episodio vediamo se riusciamo a raggiungere l'incredibile, ragazzi, cifra dei 100 like. So che sembrano tanti, ma come sempre, ragazzi, vi ripeto che visto comunque il numero di iscritti che ho e visto il numero di persone che comunque hanno accolto con allegria l'idea di questa serie, sono sicura che possiamo tranquillamente raggiungerli. Quindi, di nuovo, grazie veramente di cuore a tutti per il supporto. Io vi chiedo scusa per questa immensa premessa, ragazzi, però sapete che spesso è bene comunque spiegarle bene certe cose, perché che non voglio magari essere fraintesa o che le cose non vengano capite come sono effettivamente. Ok, quindi andiamo ad incominciare finalmente una nuova partita. Per non facilitarmi fin troppo le cose, non sceglierò facile, ma manco me voglio complicare troppo la vita, per cui resterò su normale. Purtroppo, ragazzi, non registrerò i video a 60 fps, anche perché non sono sicura che proprio dalla play vada a 60 fps. Quindi il programma che uso per registrare, regà, registrava tutto male, e quindi ho dovuto optare per i 30, purtroppo. Andiamo finalmente ad iniziare insieme questa nuova avventura che tutti noi conosciamo, ma che riguardiamo sempre con grande piacere. Cara Naughty Dog, che gioconi ci hai dato? Sì, Tommy. Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco, ma. Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, ciao. Ehi. Fatela. Giornatona al lavoro, eh? Joel. Che fai ancora sveglia? È tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi? Tesoro, ti prego, non ora. Non ho la forza di fare nulla. Che Tieni. cos'è? Il tuo compleanno? Ti lamentavi del tuo vecchio orologio?
Oh, così ho che tenero. pensato che ti piace. Tesoro, è stupendo, ma credo che sia rotto. Non... Cosa? No, 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 no. Dove hai preso i soldi per questo? Droga. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene. Allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. Sì, ti piacerebbe. Minchia, riascoltare ste musiche, raga, mi vengono i brividi. Porca miseria. Troppo belle. Pure la colonna sonora. Cioè, raga, qua parliamo proprio di alti livelli, eh. Pronto? Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei... Zio Tommy, pronto? Oh shit, già questo non promette niente di buono, chiaramente. Davvero splendido. Chissà cosa avrà mai voluto dire. Cavolo, mi sono scordata di darglielo. Oddio, che carino. Non sei ancora un fossile, buon compleanno. Vediamo, non ci sei mai. Odi la musica che piace a me. Le testi i miei film preferiti. E nonostante ciò, in qualche modo riesci a essere il miglior papà di sempre. Ogni anno. Come fai? Buon compleanno, papi, ti voglio bene, Sara. Che cosa tenera. Uffa. Allora, guardiamoci ancora un attimo intorno, ma penso che possiamo andare fuori dalla nostra stanza, chiaramente. Papà! Vediamo. Questa sarà la sua camera? No, come non detto. Siamo al cesso, ragazzi. Che dice il giornale? Picco di ricoveri negli ospedali della zona. Il COVID! Questo è di gran lunga peggio, ragazzi. Aumento del 300% dovuto a una misteriosa infezione. Insomma, di sicuro non belle notizie. Ma proprio per papà. Niente. Ok, qui c'è l'altra camera. Diamo uno sguardo pure qua. Ehi, sei qui? In qualche modo legati all'epidemia che ha colpito dove la nazione. Diavolo sei? Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione mostrerebbero segni di crescente aggressività e... Per uscire subito tutti, c'è una fuga di gas. A quanto pare alle nostre spalle sta accadendo... Ecco, mo lo sto di... Oh, shit. No, non mi puoi abbandonare, mo. Che c'è? Ah, ok, possiamo usare L3 per... Oddio. Porca vacca miseria, era vicino, sì. Papà! Quindi L3 per fissare un obiettivo preciso... Papà! Io, raga, quando l'ho giocato, chiaramente la prima volta non l'ho giocato con le cuffie, quindi... Ma che succede? È tutta un'altra storia anche con le cuffie, eh. È molto più immersivo, chiaramente. Oh, Gesù, Giuseppe e pure Maria. Ok, non possiamo andare qua. Vediamo di dare uno sguardo di qua, probabilmente... Lì c'è il suo telefono. Dove? Oh, è qua che si illumina. E chiaramente non possiamo manco contattarlo così. Ho chiamato senza risposta. Dove diavolo sei? Chiamami. Sto arrivando. Oh, Gesù, Giuseppe e pure Maria. Niente, ragazzi, promette bene. Chiaramente, oddio. Minchia che ansia. Andiamo di qua. Oh, eccoti. Eccoti qui. Sara, stai bene? Sì. È entrato qualcuno? No, no. Chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte. Resta indietro. No. Papà, mi stai spaventando. Che succede? Specialmente se... Cooper. C'è qualcosa di strano. Forse sono malati. Come malati? Oh! Oddio. Jimmy! Papà! Tesoro, qui. Vieni. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Di chi è il sangue lì addosso? Jimmy, ti avverto. No! No! Vai!
sparato. Sara. L'ho visto stamattina. Ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarcene da qui. Mi hai capito? Sì. Tommy, dai. Dai. Che miseria. Dove diavolo eri? Hai idea di cosa stia succedendo? No. Ne ho una vaga idea. Oddio. Cioè. Sei coperto di sangue. Mamma mia, dobbiamo andarci. Forse sappiamo solo quello che ci hanno raccontato. Possiamo andare via. È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Lascia perdere. Sara, come va, piccolina? Ciao, zio. Sto bene. Bene, ma non benissimo, direi. Ah, è bellissima sta cosa, ragazzi, che quando giriamo la telecamera lei si gira in quella direzione. Fighissimo. Va sempre bene. Cazzo. Prima il giornalista non la finiva più. Ha detto dove andare. Ha detto che l'esercito sbarra l'autostrada. La contea di Travis è inaccessibile. Significa che dobbiamo andarcene. Prendi l'assetto al tuo, sto andando là. In quanti sono morti? Forse tanti. Hanno trovato una famiglia fatta a pezzi in casa. Già. Scusa. Beh, ma c'è tanto nascondere la verità fino a un certo punto, non a che serve? Idea. Non siamo l'unica città. All'inizio dicevano che era il sud, ora parlano della costa est e della ovest. Porca troia. E quella è la fattoria di Lewis. Spero sia riuscito a scappare. Non sono certo. Siamo malati. Oh, certo che no. Come lo sai? Dicono che siano le persone in città. Noi Jimmy no. Jimmy non lavorava in città. Ma hai ragione, è così. Siamo a posto, fidati. Ok. Vediamo che gli serve. Che diavolo stai facendo? Guida. Hanno una bambina. Anche noi. Non abbiamo spazio. Ehi! Tira dritto, Tommy. Fermi! Cioè, raga, poi... In queste occasioni, cioè... Uno non sa manco come comportarsi, chiaramente, cioè... Sono situazioni controverse, ragazzi. Non va bene. Oh, shit, vabbè, chiaramente. La stessa cazzo di idea. Com'è... È di norma. Marcia indietro. Ehi, che cazzo, amico, andiamo! Tommy! Oddio, muoviti, oddio, muoviti! Che cazzo è successo? Cosa cazzo è successo? Hai visto? Sì, ho visto. Dannazione! Gira qui, gira qui! Oddio, Gesù. Forza, oddio, andiamo. Gesù. Da cosa scappano? Andiamoci via. Ci provo! Oh, non possiamo fermarci, Tommy. Non posso passargli sopra. Torniamo indietro. Ce ne sono anche dietro. Là, là, là. Aspetta. Vai. Piano, piano, piano. Oddio, piano. Che troia. Papà. Ehi. Ehi. Cosa? Indietro. Oh, merda! Sfondiamolo. Minchia, raga, come gli è andata addosso, porca miseria. Su, piccola. Tieni forte. Ok. Mamma mia, raga. Cioè, queste situazioni... Mamma mia. C'è davvero poco da dire. Cazzo, Dio. Ma raga, con le cuffie vi giuro che è tutta un'altra cosa. Continua a correre.
Non guardare, Sara. Minchia. Oh shit, oh shit, oh shit. Oddio. Di qua. Continua a guardare il piccolo. Ne usciremo, te lo prometto. Oh, toglietevi, Madonna Santa. Minchia, il caos totale, regà. Sono troppi. Cazzo. Andiamo di qua. Via, via, via. È chiuso. Ok. Via. Oh cazzo. Oh cazzo. Gesù. È morto. Sì. Ci siamo quasi. Quasi, piccolina. Superano il recinto. Madonna. Muovetevi, trovate una via di uscita. Oddio, oddio, oddio. Forza. Joel. Cioè, raga, ma vi immaginate? Vai all'autostrada! Cosa? Vai, tu hai Sara! Io li seguito! Zio Tommy! Ci vediamo lì! Sbrigati! Oh, Gesù! Madonna, raga! Madonna! Cioè, ci siamo quasi! Vi immaginate a trovarvi in una situazione del genere? Io non lo posso manco immaginare, raga. Che c'è? Oddio, oddio! Oddio, no, 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 no! Ah! Ok. Ok, ok, è chiaro che non devo indugiare troppo. Quasi. Va benissimo, direi di cercare di darci una mossa. Ce l'abbiamo appresso, porca miseria. Oddio, ma come faccio a levitarlo? Oh, scusate. Oddio, oddio, oddio. Mi sono attaccati le chiappe. Tutto ok, piccola. Siamo al sicuro, al sicuro. Ehi, ci serve aiuto. Fermi. Ti prego. È mia figlia, penso che abbia una gamba rotta. Fermi, dove siete? Ok. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà e lo zio Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarlo, ok? Questo purtroppo, signore, già me lo ricordo. C'è una ragazzina. Ma... Ah, sì, signore. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... Oh, merda! Ti prego, no! No! Oh no! Sara! Via le mani, piccola! Lo so, piccola, lo so! Dio! Ascolta, piccola, lo so che fa male! Andrà tutto bene, piccola, stai con me! Okay. Adesso ti alzo! Lo so, amore, so che fa male! Forza, amore! Ti prego, lo so, piccola, lo so! Sara! Amore. Non farmi questo, piccolo. Non farmi questo. Forza, non farlo. No. Tocco. No. 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 No, no, no. Ti prego. Mamma mia. Il numero di decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto preparato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. A tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da 3 giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici.
Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Lo statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri 6 presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se vi trovate nel buio, cercate le luci. Credete nelle luci. Che inizio, signori. Porca vacca. Ok. Siamo in estate. Quanti anni dopo, ragazzi? 20 anni! Cioè, 20 anni sono tantissimi. Sto arrivando. Lui chiaramente c'ha la sua età. Sveglio da molto? Effettivamente mi hai svegliato tu, ma... Ne vuoi un po'? No, non... ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tess? Distretto di West End. E avevamo una consegna. Noi. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando due stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... Beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I due stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Almeno hai capito che fossero... Ehi, senti, erano due qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert. Sa che gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per primo. È sveglio, il pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Bene. Quindi ci sparano, ragazzi, in un mondo invecchiato di 20 anni rispetto a quello che abbiamo visto all'inizio, ok? Quindi c'è una situazione che va avanti da 20 anni. Il punto 5 è ancora aperto. Che è un'eternità, effettivamente. Meglio sbrigarci. E in questo punto delle cose, cioè, Joel quanti anni avrà, ragazzi? Allora, se 20 anni prima avrà avuto fra i 30 e i 35 anni, quindi attualmente avrà una 50ina d'anni, più di 50 anni, che comunque non sono proprio pochini, comunque. Però non sono neanche tanti, in effetti. Attenzione, i cittadini devono sempre portare con sé il documento di identità. L'obbedienza al personale cittadino è obbligatoria. Guarda, la fila per il cibo è ancora ferma. Deve esserci molto da mangiare di nuovo. Mamma mia, ragazzi. C'è un mondo allo scatafascio e sotto il controllo militare principalmente. E la gente deve obbedire ovviamente i militari. Mamma mia. Quindi questo significa che la gente può uscire. Da quando si parla adesso, ragazzi, di infezioni e positiva o roba del genere, mi sembra così tanto di vivere la situazione attuale, ma chiaramente questa è proprio un'altra roba. Beh, possiamo andare o no? Non ci sto a capire niente, ci stanno 3 miliardi di sottotitoli. Non capisco da dove provengono, comunque. Cosa fate? Ho un giorno libero. Visita uno. Bene, passate pure. Grazie. Ok, quindi chiaramente. Ma. Ok. L1 per correre. Cazzo, ci eravamo appena arrivati. Esatto, a te pareva.
Tanti saluti alla strada facile. Ricugiti, tipico. Okay? Oh yes, ok. Equipaggia il kit di soccorso con su e tieni premuto R2 per iniziare ad usarlo. Perfetto. Quindi tasti direzionali per avere accesso rapido agli oggetti. Saranno tutti i punti di controllo. Dovremmo passare da fuori. Andare oltre il muro. Oppure potremmo lasciare andare Robert. Come no? Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Com'è il tunnel a est? Libero. Vengo da lì. Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A trovare Robert. Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene. Chiedeva di lui in giro. Lo cercava. Marlene? Cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto? Beh, tu cosa le hai detto? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo. Stai lontano dai guai. Presto arriverà l'esercito in forza. Ok, ci vediamo. Chiaramente hanno scavato dei tunnel per... Lynn sta cercando Robert. Che significa? Eludere i controlli. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Come dice il detto, fatta la legge trovato l'inganno. Trovano sempre escamotage. Eccoci qua. Di ogni sorta. Ehi ragazzi, come va? Salve. Là fuori va sempre peggio. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire. Ottimo, sì, ma passami sopra. Come al solito, ragazzi, io vi chiedo scusa se magari spesso resto in silenzio, però mi pare ovvio di non voler parlare quando ci sono dei dialoghi, ragazzi, in svolgimento, quindi... Ok. Benissimo. Attenzione là fuori. Come sempre. Opla! Via! Oh. Ah, Cristo, questo posto puzza. Devono fare attenzione a cosa buttano qua sotto. Cosa ti aspettavi? Cioè, i posti così chiusi per forza di cose puzzano, eh? Ok, andiamo a prendere la roba che ci serve. Ok, quindi così si scavalca. Dov'è la mia roba? Ah, di qua. I nostri zaini sono rimasti qui. Ottimo. Una pistola. Le munizioni scarseggiano. Come sempre in questi casi. Una maschera e una torcia, chiaramente. Perfetto, adesso ci abbiamo anche il nostro equipaggiamento. Quindi R2 quando non stai mirando per ricaricare. Perfetto, quindi quando non stai mirando devo cercare di ricordarmelo. Sì, però potresti essere pure un pelino più gentile, magari chiedere per favore. Non lo so, cioè non so il tuo schiavetto, eh. Pronto? Assolutamente. Op! E lei lo tira su? Ammazza, chi è? Dai! Maciste, versione femminile. Ok. Oh. Reggi, eh? Tanto te sei una donna cazzuta. Ce la fai anche in questi casi. Perfetto. Qui c'è un'altra copertura. Togliamola del mezzo ai piedi. E usciamo. Perfetto. Fa attenzione. Ok. Come sempre. È una domanda trabocchetto. Era da un po' che non venivo qui. Sembra un appuntamento. Beh, sono un tipo romantico. Già, ma non l'avrei mai detto. Va bene, allora ragazzi, stiamo andando a cercare questo Robert. E io che diavolo ne so. Va bene, ho capito, non ti preoccupare, cerco io. Era implicito, no? Chiaramente. Va bene, allora cerchiamo una scala, ragazzi, una scala, una scala, una scala. Ehi, guarda laggiù. Dove laggiù? È lì? Nessuna scala qui. Ah, era qua, ok. Vabbè, minchia, fin troppo facile. Dammi un attimo per guardarmi intorno, no? Che diamine. Minchia, manco 2 secondi. È stato facile, era qua a fianco. Ok. Perfetto. Prima le signore. Signora, mi confondi con un'altra persona. Ok, quindi si così ci si arrampica. Di qua. Benissimo, che bello il tavolo da biliardo. Mi piace, c'è cresciuto il muschio sopra. Giù, di qua. Sì, 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 ma ti seguo, non c'è bisogno che... Robert avrà ancora le nostre armi. Sarà meglio per lui che le abbia. Ok, perfetto. La mercanzia sarà facile da scaricare. A proposito, quando arriva il prossimo carico? Fermo, spore. Oh shit.
Equipaggiamoci immediatamente. Ecco a cosa serviva la maschera antigas. Quindi così possiamo spegnere e accendere la torcia. E chiaramente le spore sono... Da dove diavolo arrivano? L'ultima volta questo posto era vuoto. Vengono sono da pericolose. Fa attenzione. Quindi così ci si accovaccia. Ecco il colpevole. Oh! Il corpo non è qui da molto. Meglio tenere occhi e orecchie aperti. Che schifo, non era l'unico. Mazzo, quanto si tratta dei funghi, ragazzi. Voi fate davvero sul serio? Dovremmo passare da qui. Okay. Merda. Tutto ok? Sì, il soffitto sta cadendo a pezzi, attenzione. Tutto ok. Da questa parte. Tutto a posto. Tutto a posto. Piano. Cristo! Oh! Aiuto! Ho la maschera rotta! Ah, beh, amico, allora... Non lasciate che mi trasformi. Vi prego. Che vuoi fare? Se fossi io, ragazzi, pure io chiederei la stessa cosa. Andiamo. Ok. Così si raccolgono le munizioni, ricarichiamo. Non so voi ragazzi, voi cosa vi sareste sentiti di fare, cosa avete fatto effettivamente, perché penso che la maggior parte di noi comunque avrà già giocato questo gioco. Quindi chiaramente mi aspetto racconti anche della vostra esperienza su questo gioco. Quindi andiamo di qua. Più avanti. Oh shit. Oddio. Ok, così intensifichiamo l'udito e possiamo appunto vedere dove sono sti maledetti. Quindi, ok, possiamo arrivare in maniera stealth, afferrarlo e strangolarlo. Quindi c'è anche la possibilità ovviamente di avere un approccio più stealth. Chiaramente, quindi poi uno sceglie quello che preferisce. Io di solito, ragazzi, non sono fatta per lo stealth, però alcune volte è veramente indispensabile. Non so se questo è il caso. Forse è il caso di fare il giro di qua. Spegniamo la luce, facciamo piano, 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 piano. Non vi accorgerete di noi. Dove devo andare, di sotto o di sopra? Proviamo a salire, visto che ci sono le scale. Mi stanno chiamando, pare che mi stanno a chiamare. Ok, perfetto. Era la parte giusta. Ne premi quadrato per attaccare. Perché me lo dice adesso così? Non lo so perché me l'ha detto adesso così. Ecco perché. Ecco perché. Ma porca miseria, vi siete ricordati presto? No. Spappolalo. Spappola. Muori bastardo. Bene, non ce ne sono altri. Ok. Speriamo. Bello anche questo, ragazzi. Pure adrenalina del corpo a corpo. Va bene, andiamo allora. Qua non c'è una ceppa di niente che ci può essere utile. Per cui usciamo, aria aperta, aria pulita, grazie al cielo. Respirate a pieni polmoni, ragazzi. Ok. Dopo l'aria mefitica che ci stava là dentro. È l'unica cosa che mi piace qua fuori. Chiedi a Bill di portarci un po' di quei deodoranti. Deodoranti? Mamma mia. Cioè, raga, vi immaginate un mondo in queste condizioni per 20 anni? Cioè, in che condizioni sarebbe pure, per esempio, l'economia mondiale? Cioè, tutto distrutto, tutto inesistente. Sono scenari apocalittici, nel vero senso della parola, veramente difficili da immaginare. Anche se da un lato è un po' come se ne stessimo vivendo uno, per assurdo. Merda, l'asse è caduta. Vado io di sotto, sì, sì. Tu come... Guarda, almeno stavolta... Almeno stavolta, guarda, hai detto. Cioè, già l'avevo capito da sola, però hai avuto la decenza almeno di chiederlo. Eccola. Passamela. Qua. Sì, però prendila. Ehi. Oh, raga, non capisco perché... Ok. Non compare comunque il tasto per interagire, ma vabbè. Ok, io adesso come dovrei tornare su... Piccolo enigma. Ok, da qua? Sì, posso passare da qua, perfetto. Era così semplice. Sali, culo pesante, muoviti. Senti, ma c'è qualche parola carina per me o vuoi continuare ad insultarmi a oltranza fino a quando non ti do un pugno? Ottimo. Vogliamo che non ci siano soldati in giro.
Mamma mia, raga, in sto caso uno non deve avere paura solo degli infetti, ma anche dei soldati. Cioè, doppia rottura dei palle, praticamente. Davvero splendido. Hai permesso? C'è nessuno? Oddio, in sti posti chiusi bisogna fare estrema attenzione perché... Ok, una. Non sembra esserci altro nei dintorni. Andiamo. Andiamo pure. Ehi, piccoletto. Oh. Il campo deve essere libero. Niente soldati o uomini di Robert, ok? Ma sai parlare o... ti esprimi a gesti? Ci sta aspettando. Aspettiamo. Renderà tutto più interessante. Sicuramente. Andiamo. Ok. Forza. Possiamo andare. Attimo. Ehi, ehi, Tess. Ehi, bellezza, come va oggi? Ho sentito. Non adesso, Terry. No, no, è tutto ok. Non... ho la carta. Ora, capito. Ok. Va bene. Pure la gente sarà un po' fuori di capoccia, chiaramente. Quindi non solo fanno paura gli infetti, non solo fanno paura i soldati, fanno paura anche le altre persone, chiaramente. Calci nel culo! Dai, calci nel culo! Ma dai! Spaccagli quel culo, Flacido! Spaccagli il culo! Fallo! Amico, dai un pugno in faccia! Spaccalo, dai! Mamma mia, fra il casino di questi, cioè, se capisce una sega! Gridate un po'. Cose vecchie, lasciamo perdere. Vediamo di andare a incontrare questo Robert, che chissà mai dove sarà. Ok, di qua, perfetto. Sto cercando Robert. È stato qui? Mezz'ora fa. È tornato al pontile. È lì ora. Ci sta poco da fare, ragazzi. Nessuno fa o dice niente per niente. Chiaramente. Look for the light. Cercate la luce. La luce in questo mare di merda? La vedo davvero complicata dopo 20 anni. Ci siamo. Non sono amichevoli, ma anche no. Fateci passare. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Non ce l'abbiamo con voi. Vogliamo solo Robert. Nessuno vi costringe. Girate i tacchi e andatevene ora. È una minaccia? Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori. È una minaccia. Altrimenti ti spacco quella testa di cazzo. Non si parla così a una signora, eh. Al riparo! Sei pronto? Non ha pezzi termini, Ti copro. Stiamo attenti. Però i colpi li possiamo usare. Spero. Oh! Ok. Oh, qua non c'è la mira automatica. Non so se si può mettere, ma non credo. Comunque, quindi le cose non sono tanto semplici, chiaramente. E col joystick, ragazzi, è più complicato, chiaramente. Cazzo, mi sono rimasti solo due colpi. Sono nella merda. Sì, ma colpiscili, Tess. Fa qualcosa di utile. Ecco, mo sì che so a secco. Me Texas. Anche tu. Par de pale. Oh, meno male che almeno come questi c'avano qualcosa. Questi tizi. Robert è bravissimo a scrivere a segno in bianco. Mettiamo fine a tutto questo. Bene. Ok, da qui non si passa. L'avevo capito dal tasto di interazione. Okay. Già. Dai, forza. Oh, di nuovo. Mi tiri su. Dammi la mano. Di nuovo. Davvero. Wow. Hop. Basta, c'è una forza sta donna che è incredibile. Oddio. I ratti non mancano mai. Quelli proprio. Anche nelle apocalissi. Sono sempre presenti. Bene. Ah, se passare qua. Dal buco. Chiaramente. Sto posto fa intendere. Esatto. Ci avrei scommesso. Come sai che ti vedo? Due dei nostri sono morti cercando di far fuori Tess. E ora lei e Joel stanno venendo a prendere Robert. Cristo. Già l'avete saputo? Chi ve l'ha detto? Non dipende da noi. Dividiamoci e assicuriamoci che non entri nessuno. Ok, la furtività, esatto. Ti permette di eliminare i nemici senza ricorrere alle munizioni. Forza, forza.
Ok, allora ragazzi, in certi momenti davvero lo stealth mi servirà, quindi devo cercare di fare un po' più di attenzione se non voglio spesso rimetterci la pelle. Ok, ok. Cazzo. Ok, 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 sì, vabbè, niente, così alla buona. Niente, e Tess, spari all'altro. Ah, ok, già ci sta a pensare. Mamma mia, detto fatto. Oh, ma se picchia una signora, ma dico io. Brutto animale, toh. Oh, ecco fatto. Oddio, ne parliamo? Ecco fatto. Così, boot, diretto. Un bel headshot e siamo a posto. Ok, ho raccolto la chiave del deposito. Rientriamo qui, probabilmente dobbiamo seguire questo corridoio. Credo proprio di sì. E io ho la chiave. Cerca strategie alternative per sopravvivere quando hai poche munizioni, tipo distrarli o robe del genere. Vediamo. Ho sentito qualcosa. Oh shit, cosa sarà mai stato? Ma se c'è l'altro tipo che guarda. Dai, ho sprecato un diversivo. Ma vattela a piander culo, va. Ok, mo me faccio scoprire tale quale, già lo so. Ecco. Sì, ma che palle, ragazzi. Cioè, oh. Sì, 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 vieni amico, vieni, vieni, vieni. Che ti sistemo per le feste, guarda. A suon di cazzotti, boh, bitch. Ecco fatto, allora, uno è sistemato. Senza usare comunque munizioni, nonostante tutto. Nonostante tutto. Vieni qua, vieni qua, accoppalo. Tess, spara a quell'altro. Ma sono in mano a Cristo, di nuovo. Mi sa che mi toccherà usare. Ma come, non l'avevo raccolto un medikit? Pensavo di averlo raccolto. Vabbè, sono nella merda. Va bene, io vado, Cazzo, sono nella merda. Nella merda. Oh, chi me l'ha dato? Chi me l'ha dato? Che qua non c'è manco Tess, me l'ha letteralmente lanciato. Perché ha detto, guarda, c'è Joel, te sto a vedere. Stai veramente in mano a Cristo, amico. Fattelo di. Questi sono i bug, quelli belli. Vabbè. Questi sono i bug, quelli belli. Lei gli è letteralmente passato. Ecco fatto. Così si risolvono le cose. Lei gli è letteralmente sbattuto addosso. Ma Lia ha deciso di non rispondere. Io faccio così. Io risolvo le cose così. A mani nude. Aia, aia. A mani nude. E vattene a fangul. Cari amico. Ecco fatto. Oh, è tutto più semplice. Brigativo. È molto più. Avremmo potuto pensarci prima. Sì, hai ragione. Comunque, stavo dicendo, dà molta più soddisfazione quando c'è una spranga. Ok, mo sì che l'ho preso. Bottiglia, il molo di qua, dove sta? Io però qua non c'è una ceppa. Devo sicuramente continuare di qua. Ah, ok, va bene, ci penso io, come al solito. Non ti preoccupare. Tu non ti preoccupare, lascia a me. Che sono forte e coraggioso e impavido. A posto. Che cazzo, quanti sono? Oh. Glorioso figlio di puttana. Sì. Facciamola finita. Come? Mamma mia, ragazzi, le munizioni non ci bastano, quindi devo vedere di farmi andare un attimo giù lo stealth per quanto possibile. Anche se la vedo difficile, perché ogni santa volta che provo, ragazzi, ad approcciarmi allo stealth, le cose mi vanno letteralmente di merda per un motivo o per un altro. Quindi ce la faccio? Non farmi scoprire almeno da questo? E qua, bello. Vieni qua. Non fare stupidaggini, ok? Sì, 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 sì. Tu non ti preoccupa. Fammi. Ecco. A posto. Il primo è andato. E dopo. Questo è greve proprio, raga. Cioè, sta situazione è proprio una merda, lasciatemelo dire. È proprio una merda, va bene? Credo che questo primo episodio durerà un pochettino di più. Più che altro, ragazzi, perché mi sono dilungata con le chiacchiere iniziali, purtroppo. Quindi allora io direi di andare appresso a questo, visto che pure quell'altro è di spalle. Vabbè, ma questa è sfiga. Tu non hai visto niente. Tu non hai visto niente. Strangola, 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 strangola. Tu aspetta, te prego, non te gira adesso. Tess, fai qualcosa pure te. Vediamo se faccio in tempo. Spero di sì. Ok, facciamone fuori un altro prima che ci scopra qualcuno. Vediamo un po'. Allora, torniamo di qua. Te tocca pure a te, figlio mio. Fammi vedere come te fermi. Lo strangolerò da qua. Ah, bello de mamma. Oddio, c'è un altro là in fondo. Ricordiamoci che abbiamo anche le bottiglie, i mattoni e tutto il resto.
Allora, mi chiedo se il tipo resterà imbambolato lì. Oddio. Scusa, amico, niente di personale. Ok, usiamo una bottiglia, ragazzi. Mandiamolo di là perché è girato proprio di qua. Ecco qua, perfetto. In casi come questo, i mattoni e le bottiglie sono veramente utilissimi. Scusa, amico, ti ho semplicemente rotto la mascella, ma fa niente. Eccoci qua. Ci siamo. Robertino, sono tornato. Sei qua? Vai via, stai indietro, cazzo! Vogliamo solo parlare, Robert. Ma come no? Certo che abbiamo da dire, dai, su. Che cafone. Oh, ce penso io, non ti preoccupare. Ce penso io. Sono un ma... Oddio, non la mazza. Che cazzo fai? Ho premuto il tasto sbagliato al momento sbagliato. Ti prenderò, maledetto bastardo. Che pensi di fare? Di scappare per sempre? Oddio, dove è andato? Dove è andato? È andato da qua? Ok, a buco del culo. Brutto cretino. Ha fatto pure la figura del coglione. Bra. Joel. Buongiorno. Niente rancori, vero? Assolutamente. No. Ok. Porca troia. Con le buone maniere. Ascolta. Non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma... È complicato, ok? Senti, cosa c'è? Lascia che ti spieghi. Parla! Cazzo! Ok, basta, basta, basta! Oddio, il braccio. Oddio! Basta frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute. Come? Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo, dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai chi che ha volevo... le nostre armi? Non posso. Allora te le cerchi, amico. Ah, cazzo, Cristo! Chi le nostre armi? Parla ormai, eh? Mi hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Cosa? Ascolta. Praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai, che si fottano le luci. Uccidiamo. Te sei fuori, amico. È davvero un'idea del cazzo. Ci avrei scommesso. Bene, e adesso? Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Ma che... Andiamo a... Che vuoi spiegare? Cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Oh, eccola shit. Qua. La regina delle luci. Che ci fai? Ed è giusto qua. Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Eccolo là. Ci ha pensato Tess. Mi serviva vivo. Le armi che troppo ti ha dato tardi. Non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo, se pareva. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Pareva. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere anonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi. E anche di più. Chi ci dice che le hai tu? Ma quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi. Dietro la porta. Dobbiamo uscire da qui. Ok. Ora.
Allora, ragazzi, questo è l'inizio di The Last of Us. Ovviamente ci hanno sparato, ragazzi, la bomba iniziale, perché purtroppo ci fanno vivere la tragedia della morte della figlia, insomma, di Joel, che è veramente straziante, io direi. Ho pianto come avevo pianto quando l'ho giocato la prima volta. Certe cose non smettono mai di emozionare. Ovviamente voglio sapere anche le vostre esperienze, ragazzi, giocando questo gioco qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!